ragazzi e benvenuti in un nuovo mirabolante episodio del Baretto di Creepy. Baretto di Creepy che, e qua ve la butto subito di arroganza, potrebbe diventare effettivamente una serie settimanale, perché va benissimo, perché vi piace, perché ci sono un sacco di cose di cui parlare. Devo ancora decidere il giorno, ma tutto ciò dipenderà anche da voi, dai like che lascerete, dal supporto che darete a questa serie. Ma non ho motivo di dubitare dei vostri 200 like anche a sto giro, visto che gli scorsi episodi li hanno abbondantemente superati. Quindi ragazzi, anche quest'oggi, se volete che il Baretto continui nel suo splendore e che sia propinqui verso la gloria, lasciate un bel mi piace. Ora mi scuserete la voce, mi scuserete la faccia, mi scuserete l'aspetto orribile, ma è tardi. Ma dopo avervi ricordato tutte queste cose e avervi in questo esatto momento ringraziato, perché il canale sta andando veramente bene e non vedevo questi numeri dal Pleistocene, direi di passare alla prima news. News che in realtà non è una news, ma è una fake news, è una grande stronzata. Infatti quest'oggi io ho un obiettivo polemico, che non è Game Freak, non è Masuda, non è Omori, ma sono, pensate un po', i giornalisti messicani. Cari giornalisti messicani, allora voi non potete fare un articolo su Pokémon Spada e Pokémon Scudo e utilizzare come immagini le immagini che prendete da Twitter. Perché? È esattamente così che nascono le fake news. Cos'è successo per chi si fosse perso qualcosa? Qualche giorno fa, su un giornale, un periodico messicano che si chiama tipo La Voz de qualcosa, ora non mi ricordo il titolo, è apparso un articolo su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e come immagine aveva, regia, mi mandi l'immagine, grazie. Come immagine abbiamo questa. Ora io dico, ma caro mio giornalista Pedro Luis, ti chiameremo Pedro Luis. Caro Pedro Luis, che hai messo l'immagine? Io immagino tu sia un grafico, ma non ti è saltato in mente che forse dovevi leggere l'articolo per mettere poi l'immagine? Pedro Luis, io non so come dirtelo, ma tu sei pagato verosimilmente per fare questi articoli, quindi dovresti fare attenzione e prendere le immagini dalle fonti ufficiali, se no altrimenti prendiamo tutti i leak di 4chan e tiriamo in ballo tutto il mondo. Allora è tutto bello e tutto vero. Non funziona così il giornalismo, perché finché mi rivedi un Pokémon Gun che non esiste va bene, quando invece pubblicherai una fake news sui vaccini arriveremo a dove siamo adesso. Quindi caro Pedro Luis, te lo chiedo con il cuore, per piacere non prendere mai più, e ti giuro mai più, immagini da Twitter, perché altrimenti siamo morti. Per intenderci, l'articolo di questo giornale è un articolo normalissimo su Spada e Scudo, il problema è l'immagine in sé. L'articolo non annunciava un nuovo Pokémon Gun, che poi anche qui, ma Gesù, ma non ti salta in mente Pedro Luis che tra Spada e Scudo Gun non ci azzecca una sega e che è un cazzo di meme? Pedro, cosa mi combini, Pedro Luis? Un conto se ti avessero messo Pokémon Elmo, Pokémon Lancia, potevo anche capirlo, ma Pokémon Pistola? È come se ti mettessi in Pokémon Zappa, Pokémon Rastrello, Pokémon Spada Laser. Quindi Pedro Luis, tu che hai editato quella immagine, impara, ti prego, da questo errore e non facciamo più ste schifezze. Io ti ringrazio per avermi dato il contenuto stupido di questo baretto. Grazie Pedro Luis, però basta. Sbolognato il buon Pedro Luis, che spero abbia compreso il suo errore, passiamo a quello che è il fulcro della vita di tutti noi fan Pokémon ad oggi, ossia i leak. Ora su internet gira la Madonna, ci sono leak ovunque, ci sono leak impensabili. Ora io mi chiedo, no? E questo è il mio secondo obiettivo polemico. Le pagine Facebook che pubblicano i leak e nemmeno ti dicono da dove vengono, esattamente che droghe assumono, che droghe assumete voi? Perché vi spiego, no? Allora, già tu mi pubblichi un leak di 5 pagine dove c'è la Madonna, ed è un leak falso al 100%. Poi, se non mi dici chi l'ha pubblicato, dove l'ha pubblicato, quando l'ha pubblicato, io capisci che bestemmio, perché già i leak sono falsi al 95%. Sono tutti falsi e quelli veri, di solito non se li caga nessuno. Perché tendenzialmente agiscono un po' più nell'ombra, sono un po' più attenti, perché effettivamente hanno qualcosa da perdere se divulgano informazioni segrete. Ho visto leak di tutti ho visto un leak che diceva che il lupo era un unico lupo diviso dal servitore alchimista del re di Galar che faceva esperimenti
complimenti su questo look. No, cioè, che poi magari è vero, ma mi sembra un po' esagerato. Se poi tu lo riporti senza nome, senza fonte, capisci che io un po' di bestemmie le caccio. Già c'è la community americana che tira in ballo leak ovunque, che tutti i leak sono veri, tutti i leak OMG, cose confirmed. Quindi non facciamolo anche noi, non facciamolo anche noi. Perché la strategia da assumere quando c'è un leak è una strategia di assoluta cautela, perché altrimenti poi succede che tutti si aspettano Gesù Cristo che scende in croce, che gli consegna il gioco migliore della storia, e invece il gioco è un ultrasole di turno. Quindi stiamo cauti con i leak, cerchiamo di dare le fonti, cerchiamo di contestualizzare le cose. Ripeto, non facciamo come gli americani che devono per forza fare il clickbait su un leak e fanno video di merda, perché la community americana fa schifo a livello di Pokémon. Noi ci lamentiamo tanto di quella italiana, ma in realtà in Italia da questo punto di vista siamo avanti anni luce. Tra l'altro, giusto a proposito di leak, pare che in Giappone sia stato registrato il marchio di Mewtwo armato, o Mewtwo corazza, non so bene come si tradurrebbe in italiano. E ciò confermerebbe in teoria un leak che aveva già predetto i nomi dei titoli e la regione. Però io voglio dire una cosa. Allora, potrebbe anche essere così, potrebbe essere che questo leak c'ha ragione. Potrebbe anche essere tranquillamente che questo tizio abbia avuto un culo incredibile, perché non so se vi ricordate quando doveva ancora uscire Let's Go, Dio lo maledica, che avevano registrato i marchi di nuovi Pokémon. Bene, io avevo fatto la teoria in cui secondo me avrebbero potuto introdurre nuove mega evoluzioni in Let's Go. Avevo fatto anche una teoria su come si sarebbe svolto il gioco. Cosa abbiamo ottenuto? Il remake di Pokémon rosso, fuoco, verde foglia, verde, giallo, blu, arancione. Quello che voglio dire è che se registrano un marchio, tra l'altro in prossimità del film Pokémon remake di Mewtwo di cui abbiamo parlato la scorsa volta, non è detto che ci sia un Mewtwo corazzato nei videogiochi. Potrebbe essere, però anche qui calma, cautela, sono leak. Se non ne parlo sul canale, non cavalco l'onda per fare 40.000 visual, è anche per questo. Eppure, per la serie incoerenza, l'ultima news di cui vi voglio parlare è proprio un cazzo di leak. Ma è un leak che ha imperversato l'intera community, tutti, ne hanno parlato tutti. E io vi arrivo mercoledì in ritardo con un baretto di creepy alle 7 di sera, ora in cui sto registrando, per parlare di lui. Breve cronistoria di questo leak: è apparso questo filmato di questa sorta di mosca assassina drago che sembrerebbe essere appartenente a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ora, è vero? Non è vero? È Let's Go, l'ha disegnato Sugimori, c'è la firma di Masu, non lo so. Non lo so se è vero o falso questo Pokémon. Ci sono degli elementi che sosterrebbero la sua falsità, come ci sono degli elementi, ad esempio il fatto che sia fatto De Cristo, che sosterrebbero invece la sua veridicità. Ora, a me non interessa parlare di queste cose, ok? Cioè, va bene, sarà quel che sarà. Posso però dirvi che questo Pokémon è Cristo sceso in croce, ragazzi, è una mosca drago che piange, capite? È l'antidrago, è un Pokémon drago, ma non può essere un drago questa cosa che piange. È bellissimo, io lo adoro. Se non fosse un Pokémon vero ci rimarrei male, oggettivamente, a me piace un casino. Vado controcorrente, per ora è migliore dei tre starter, non lo so se è un Pokémon ufficiale, ci sono gli elementi, vi dicevo, perché sia falso, andatevi a vedere video a riguardo, non stiamo qui a parlarne. In basso a destra del leak c'è tipo la grafica di Let's Go, quindi alcuni hanno sostenuto che sia Let's Go, oppure altri hanno detto allora vuol dire che c'è la cattura come Let's Go. Non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so. Sono ipotesi abbastanza campate per aria, soprattutto campate per aria se si parla di una mosca che probabilmente sputerà bambini. E scusatemi, ma mi chiamo Giovanni e non John, e non sono americano, quindi non sono qui a farvi il titolo OMG, bellissimo nuovo Poké, great new Pokémon, oh, confirmed. Tutti così sono gli americani, tutti, dal primo all'ultimo, sono fastidiosi, bambini, bambini. Mi avete chiesto in live perché odio la community americana? Here you are. Va bene, va bene, va bene, anche oggi abbiamo dissato abbastanza, abbiamo parlato di un bel po' di cose, ma a sto giro le opinioni ve le ho chieste su Instagram, ma ve le ho chieste solo sull'ultima notizia, perché effettivamente leggere le opinioni su quattro notizie poi il video dura 20 anni. Fatemi sapere però, ragazzi, nei commenti, perché adesso sto leggendo le opinioni, siete tutti molto discordanti, ho avuto anch'io dei contrasti con delle persone riguardo a questo Pokémon. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo Pokémon, perché a me piace, ma a quanto pare ha distrutto la comunità.
community. Perché qui abbiamo commenti del tipo che è sto aborto, potrebbe essere figo, spacca, mi piace, potrebbe starci, ma che schifo è, mi fa cagare, è strano, è un quillfish, non è un quillfish. Non lo so, ci sono dei pareri molto discordanti, ci viene detto ad esempio da Dragon Power 97 che è una figata perché è di tipo coleottero drago, sono d'accordissimo. E se anche questo Pokémon non fosse un Pokémon reale, quindi fosse un fake one, io mi auguro fortemente che Game Freak si tiri due ceffoni in testa e che un drago coleottero lo faccia, perché avrebbe davvero tantissimo potenziale, ma proprio un sacco di potenziale, un Pokémon drago coleottero. Cazzo, sì. Ed è per questo che io dentro di me mi ostino a credere che questo leak sia vero, perché, mannaggia alla puttana, è l'esempio perfetto di un coleottero drago. Finalmente Game Freak, vieni qua a fallo. Sei un fakemon, sei un fakemon, Game Freak. Inseriscilo, lo prendi e lo inserisci. Contatti l'artista con il tuo cell phone e gli fai: hey bro, can we please take your Pokémon? E lui ti fa: yes, yes, just credit me. Finito, lo metti dentro, Game Freak. Vieni qua nel baretto, facciamo Masuda, Masuda, vieni qua Masuda di fianco a me, facciamo un bel baretto in English language, ok? E adesso mi sentirò dire: ma è un leak, non è quello che dici tu, perché un leak è proveniente già di suo dal gioco. Mi scrivete nei commenti, vi prego, un termine adatto per descrivere questo, che non sia leak. Io lo so, ma rumor non mi piace, perché non è un rumor, è un video. Come lo chiamo video fake? Mi fa schifo video fake. Se non me ne trovate uno migliore, io lo chiamerò sempre leak. Ok, fun fact, leak vuol dire anche pisciata, quindi noi stiamo commentando delle pisciate, ok? Delle pisciate, dei getti di urina. E con questa finale argomentazione io direi che questo episodio del baretto si può concludere qua. Io spero che vi sia piaciuto, mi auguro che vi sia gradito. Se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, vi ricordo i 200 like se volete questa serie settimanalmente. Vi invito ovviamente a commentare qui sotto, soprattutto facendomi sapere cosa ne pensate di questa Dragonfly, di questo Pokémon. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Vi invito inoltre a passare ovviamente dai social, così potrete entrare in un mio video con le vostre opinioni, in particolare da Instagram in questo caso, e vi invito anche a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, mi sta dando via la voce e noi ci becchiamo in un prossimo video.